Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Anche più partner sessuali se voleva. Quando ancora la religione non era stata istituita, di conseguenza non c'erano regole imposte da un dio o comunque da. Sì, ma tu chi dire al marito se gli va bene una cosa del genere? Non è una Ma regola non sono religiosa, partiti è una del regola marito, umana. nel senso che ci si può mettere d'accordo Allora, se al stiamo marito va parlando del bene. Paleolitico, cioè stiamo parlando di quando ancora non Sì, esisteva la scrittura, ma cioè non è no, che. no, però per fare un esempio di regole non scritte, quindi di cose che non sono in realtà insite nell'uomo, come si diceva prima, ma sono nate da una Potresti successione, salutare? un'evoluzione. Ross. Ross. Ross, ma certo che ti saluto, Ross. Ti voglio tanto bene anche se non ti conosco. E ti mando un grosso bacione forte, forte, forte. Ti saluto proprio davvero. E un abbraccio forte, forte. Buonanotte. Sogna bene stanotte, fa dei bei sogni. Che i sogni fanno bene. Ciao, ciao. Grande. Saluti bellissimi. Saluti, sì, dovresti imparare. Poesie. Imparare, sì. Andiamo? Sì, Altri adesso andiamo. in cui piango. Prende quattro cazzi nel culo stasera e porco dio a tuo padre prende altri quattro. Figlio di puttana con la madre troia. Puttana bagascia di merda, lurida e infame. Zoccola di merda, bottegaia da marciapiede. Putrida e lurida. Quattro cazzi deve prendere stasera con la puntana. Ciao, benvenuti ai live per ragazzi. Pesantissimo. Sono programmatore lavoro nel campo Piace il tempo dell'automazione di pensare. industriale, ok? Quindi magazzini 3.0 che funzionano, diciamo, senza l'uomo, ok? Quindi sono automatici, quindi robot, chiamiamoli così, che prendono i prodotti e li vanno a stoccare in magazzini. Automatici anche quelli. Tutto automatico. Ho capito, però. Poverino, cioè non potrei mai parlare con lui. Ma Non perché io lo sono so. diffidente. Ma sai che quante mamme mi dicono: guarda, dopo che c'è lei, i miei figli non guardano più quei programmi che ci sono le donne nude, le donne. Guardano lei. E sono contente queste donne, Cavolo, sono certo. contente queste mamme, mi ringraziano Certo. perché dicono: ha messo L'hanno un po' sulla strada i modificata. miei figli. Ma davvero, davvero, L'hanno però io. modificata, Ma guarda quella rosa, ma non poteva. Mannaggia, No, ma guardi, l'ho detto prima, è rock. È come una rockstar, Esatto, capito? è ancora in live? Mi ha chiamato 8 volte. Gigi per me. Qua, via, cosa sta facendo? Mancano i tuoi discorsi per voi. No, ma quanto si vede male? Qua. Ma perché non è capace? Perché? Io ho impostato la camera bene, Ma ma poi non si è sente capace. malissimo. Io non ho mai avuto quella sorta. Allora, qualche No, volta è l'ho successo, impostato ma bene non l'audio, però mai si vede veramente qualcuno male. Che con disastro. cui ho Che avuto più disastro. appuntamenti, Ma però la gente. appuntamenti, cioè, Sì, baci, sì, sì. conosciuti. Tutti sedermi, tutti aiutarmi. Mi sento un po' handicappato, loro non vado in giro più. Perché è Vabbè, ci troppo. stai contestualizzando. Sì, perché. No, certo, No, ma certo. io però accendo la televisione, sono là sul mio Maggiori un dogano po' e di la vedo tempo sempre la pubblicità. Ok, messa. su Rai. Molto bello. Questo. Vediamo qual è. Questo qua. Ciao, cellulare. Ah, era Ciao. quello? Era quello. Una organizzazione. Sapevo, ragazzi, che non letto nel Nel pensiero. pensiero, non era difficile, ma effettivamente così. E quindi, ragazzi, siamo qua. Lei, tra l'altro, cioè, mi segue un minimo, e Saluto. sai cosa faccio, no? Su Twitch. Questa è mia madre. Ma è sparita Rosato? Stato un timing incredibile. È sparita Forse è lei tua Rosato. madre. Eh? Forse è lei tua madre è uscita per apparire sul tuo telefono. Incredibile, veramente incredibile. È guffa, lei è guffa. Le voglio molto bene, le voglio molto bene. Tu, Vez, fai vedere la foto di tua madre? Persone che Un po'. vogliono. Mi manca amare, mi manca capire cosa funziona, cosa non funziona. Mi manca capire chi sono. Mi manca capire cosa voglio da me. Mio padre è esploso qualche mese fa, non posso fare niente per lui. Non c'è qui. Insieme a Non c'è proprio, manca. non ce la faccio più. Perché questa vita poi mi fa male quando sono dentro in questo crowd. Sono dentro in questo crowd che ballo, ma non sento niente. Sento solo la musica forte. Forte, E mi dimentico fortissima. tutti i problemi, tutte le cazzoli paranoie. Le Bastano. dimentico, le paranoie, le dimentico perché nella testa Lo faccio faccio. più niente. E sono un deficiente. E sono un gran Lo sono, lo sono, lo sono. coglione. Perché mi manca stare qua. Mi manca proprio, cazzo. Ehi, nonna, troppe
bellissime. Quanto mi mancavi, quanto mi mancava stare lì. Wow. In quel letto, sì, insieme a non lui. Insieme a lui. Posso dire che ho un sacco di abilità. Sì, sì, sì. E quali? Uno che ho scoperto oggi. Oggi si può dire. Quello. Aspetta. Che dai? In che senso? Aspetta, non la ricordo. Aspetta, forse... me l'hai detto, ma non la ricordo. Cioè, no, ma... aspetta, mi muto. Sì. Ah, ma le mie abilità. Sì. Pensavo che hai scoperto che le tu hai delle abilità. Allora, ma puoi dirlo che so cantare. Ah, ok. Lo sanno. Comunque, una cosa. Mi ha detto una puttana. Io ho detto, ma che cazzo vuoi? Cioè, no, non è vero, sì, devo andare dritta. Infatti, ti metto tutta la mia famiglia, nonna, nonno, tutti delle merda. Ha detto, io infatti ho detto, ma che cazzo vuole questa? Ma poi, comunque, Simone, scusami, ma tu anche nella risposta alle domande che mi hai fatto giovane nella storia, dici che tua mamma è bella, però non me l'hai mai fatto vedere. La mia madre è bellissima, è una bellissima donna. Mia madre, vabbè, ma sì, David Vez, è fidanzata. Mia madre, mi è venuto David perché vabbè, David, ma no, solo per curiosità, hai capito? Cioè, nel senso. Perché magari, ma che senso, magari muore un bambino, cioè... Oh. Vabbè, almeno non l'avrai mai, aspetta, però il dettaglio è, tu lo sai, o non lo sai? No, non lo sai. Ah, ok. Ma anche se lo so, lo clicco. Anzi, a maggior ragione. È realista. No, io non lo farei. Ma ragazzi, adesso purtroppo è brutto dire questo. Quindi sarà una live molto speciale. Sì, molto speciale, molto speciale. Quindi partiamo già con questo presupposto. Le ho chiesto se è allergica ai gatti perché ho un gatto in casa. Oh, ma alzo la mano. È troppo buono sto gatto. Cioè, nel senso, è bellissimo. No, ok, no, certo, non mancherebbe altro. No. Ovviamente non, cioè, non entriamo in stereotipi sbagliati perché non siamo non qua. Non si sa mai, Poi la banca è l'emblema della ricchezza. Leti, amore. Dopo è la mia cosa. Ti ha chiamato mia mamma. Laura, stava guardando. Guarda, mammi. Siamo da verso 19:12. Si è presa malissimo. Ti ha scritto tua mamma? Dai, mammi. Amore, arrivo, sono nuovo, amore, ti adoro. Perfetto. Ciao. Un po' in ansia, però dai, mi piace studiare. Ma che scritti hai? Cioè, tu hai il primo e il secondo scritto, no? Come tutti. Sì, italiano, matematica e poi la prova orale. Ah, matematica sei brava? Sì, sì. Ah. Mo' stavo studiando perché domani ho la prova di matematica. Stavo facendo qualche esercizio. Esercizio? Su? Integrali. Sulle equazioni. Sono difficili. Derivate. Vabbè, ma integrali definiti o... Vabbè, vabbè, adesso chiedono l'Instagram principalmente. Cioè, dal vivo ti chiedono l'Instagram? Sì. Allora, Vets, prego, poi finisce lì la cosa, poi ti scrivono su Instagram, parte una conoscenza virtuale e poi sì, è un metodo molto brutto in realtà. Brutto. Di ridere, non arrabbiarti mai. Ciao, ti mando proprio un grosso bacione forte forte, ti saluto, ciao ciao, buonanotte, fa sogni d'oro, sogna bene, sogni d'oro, sogni d'oro, ciao. Sarei ricco se facessi così ogni volta, mamma mia. Davide, in che anno hai giocato a Gattinara? Io in che anno ho giocato a Gattinara? 2000 e... Ma tu cosa giochi tu? Io giocavo a calcio. Ah, ok, ok. Però non ero così. Calcetto domani. No, infatti. Ciao Michele. Ciao Michi, ciao ciao ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie. Ciao. Oh. Adesso sparava una N-word fortissima. Sono io. No, non può, è uno streamer. Avrebbe chiuso il suo canale. Ciao, bro. Come va? Aspetta, che ti chiama sfortunato. Vediamo la tua connessione. Mi presento. Mi chiamo Christian. Ti vediamo un attimo la gare. Sono di Matelica. Ah, ok. Ma ho detto Macerata come provincia. Vuoi vedere il mio pappagallo? Vuoi vedere il mio pappagallo? No, grazie. Sicura? Sì, sì, sì. No, ma non è... No, Diego, risultava brutto. Vabbè, è vuoto, è pulito. Questo è il mio pappagallo. Bello, bello. Ah, okay. Bel pappagallo.